cieli di numerose nazioni si sono addensate nuvole oscure di guerra che impediscono ai popoli di vivere in armonia e in pacifica convivenza. Non ci si fida più l'uno dell'altro ed è per questo che per esempio aumentano gli arsenali di armi convenzionali ma anche gli arsenali di armi atomiche, perché ognuno vuole essere sicuro, diciamo, di proteggersi di fronte all'altro, al quale non si accorda più nessuna fiducia, nessuna capacità di avere rapporti normali fondati sulla pace e sul rispetto. Perché ci sono grandi interessi economici in gioco, e questo è il discorso. Cioè, quando sono quelli i criteri che guidano, diciamo, ecco, anche le persone e che guidano i gruppi e che guidano i governi, è logico che il Papa giustamente può invocare, ecco, uno stop alla proliferazione delle armi, ma certamente non sarà ascoltato, questo appello non avrà. Comunque il Papa è coraggioso perché continua ad insistere, e questo è un tema sul quale lui batte e ribatte, e speriamo che un po' alla volta, ecco, riesca a fare breccia. Però fondamentalmente c'è questo, poi c'è quel discorso che facevo prima, cioè il fatto che manca la fiducia, per cui ci si arma perché si ha paura del vicino. Una consolidata capacità dell'Italia nei settori del peace building e della mediazione internazionale non può prescindere dal riconoscimento di un ruolo attivo e adeguato di donne e giovani nella costruzione della pace. L'umanità è un'unica famiglia, come diceva Giovanni XXIII nell'enciclica Pacem in Terris, e noi dovremmo veramente lavorare per questo. Certo, è difficile, i problemi sono tanti, però credo che non dobbiamo desistere. Serve che la diplomazia torni protagonista, che la politica torni protagonista, cercare di porre il tema del negoziato, della trattativa, del dialogo e quindi anche della pace al centro di quelli che sono i conflitti a livello internazionale che ci sono oggi. Credo che l'obiettivo della pace ce l'abbiamo tutti, e chi eventualmente non ce l'avesse deve avercelo. E naturalmente è sempre difficile la strada per raggiungerla, ma è certamente un bene prezioso, insostituibile. Non vogliamo rivivere le esperienze delle generazioni che ci hanno preceduto. Gli uomini di pace sono quelli che parlano con i cattivi. San Francesco parlava col lupo, non con le pecore. Perché alla fine le pecore sono buone, era il lupo che era cattivo, e poi si rivelò buono nell'esperienza di San Francesco. E quindi la realpolitik fa parte anche della politica estera. Non è che tutti gli interlocutori sono come noi li desidereremmo, il lupo era il lupo. E quindi io credo che la realpolitik dovrebbe indurre in alcuni contesti a un negoziato più convinto. Abbiamo bisogno di ridare questo primato della politica e di togliere dal linguaggio della politica parole guerreggianti, parole di odio, di conflitto, parole che dicono mai, mai, mai. Ecco, invece bisogna ricominciare con pazienza, perché questa è la strada che hanno usato tutti coloro che hanno costruito poi condizioni di pace e di prosperità. Se si pensa che la pace si raggiunge soltanto con la fine del conflitto, cioè con una parte che vince e l'altra che perde, credo che lo scenario sia assolutamente inaccettabile, e allora bisogna costringere le parti a un tavolo e costringere entrambi i contendenti in un conflitto, e vale per tutti i conflitti, a sedersi intorno a un tavolo e a capire come si arriva alla pace. Spero che tutti insieme facciamo una battaglia, una lotta, perché la prima cosa da fare è il cessate il fuoco, da ambe le parti, da tutte le parti, perché è il presupposto per iniziare in questo caso una mediazione, un negoziato, per dare un percorso di possibile uscita dalla guerra. La pace non è soltanto l'assenza di guerra o lo spargimento di sangue, ma è la costruzione delle ragioni di una giustizia sulla base della quale ciascuno pensi che sia per sé molto più conveniente non mettere mano alle armi, ma mettere mano alle vanghe. Meglio avere un brutto accordo, però che ci sia un accordo di pace, piuttosto che continuare a questa escalation militare. Noi come associazione possiamo metterci a disposizione con un pool di avvocati per questo consultorio permanente sulla pace. Se avete bisogno di qualsiasi intervento anche legale, di qualsiasi consiglio,
però ecco che da oggi possa cambiare la politica italiana, che sia un convegno realistico e che guardi alla realtà dei fatti. Se non facciamo lo sforzo di sentirci fratelli in questo mondo, non riusciremo mai a superare le conflittualità.